Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Un precedente capitolo della nostra serie, dedicata ai calciatori che avrebbero potuto far parte della rosa dell'Italia campione ai mondiali del 1982, ha riscosso un buon interesse. Come suggerito in diversi commenti, stavolta ci occuperemo di scoprire quali calciatori hanno sfiorato lo stesso traguardo, sempre senza raggiungerlo, 24 anni dopo. È il momento di scoprire i quasi campioni del 2006. Il contesto del mondiale del 2006 fu molto particolare e difficile da gestire. La nazionale in realtà si presentò col vento in poppa grazie ad alcune importanti vittorie in amichevole, su tutte il 4-1 alla Germania a Firenze. Ma lo scandalo legato a Calciopoli complicò sensibilmente la faccenda. Il commissario tecnico Marcello Lippi fece quadrato attorno ai suoi fedelissimi e decise di non lasciarsi influenzare dalle voci. Il processo si sarebbe celebrato dopo il mondiale e lui tenne duro attorno al blocco di una Juventus favolosa che non per niente presenterà in quella che sarà la finalissima tra Italia e Francia la grande maggioranza dei calciatori schierati in campo da titolari dalle due nazionali. Fabio Cannavaro conquisterà il pallone d'oro contendendolo di fatto a uno strepitoso Gigi Buffon e quella di Berlino sarà la vittoria del gruppo, anche se ci sono stati calciatori che hanno mancato d'un soffio l'appuntamento con la gloria. Con Gigi Buffon inamovibile in porta, alle sue spalle Lippi si affidò all'esperienza del laziale Angelo Peruzzi e alla reattività di Marco Amelia, reduce da una stagione che, proprio grazie alle sentenze relative a Calciopoli, porterà il Livorno a disputare la sua prima e unica Europa League nella storia. Il grande escluso fu Morgan De Santis, allora all'Udinese, considerato particolarmente affidabile, ma Lippi non volle nessuno a fare ombra a Buffon, che rischiò grosso non per Calciopoli, ma perché era coinvolto in un'indagine per scommesse da cui sarebbe poi uscito, sostenendo che aveva puntato, sì, ma solo su campionati stranieri e fino al 2005, quando non era ancora vietato. Una scelta che venne premiata con una performance rimasta nella storia dei mondiali. La difesa di quel mondiale, per quanto riguardava i colori azzurri, era davvero favolosa. Zambrotta, Nesta, Cannavaro, Oddo, Grosso, Barzagli, Zaccardo e Materazzi. Sorprese solo l'esclusione di Cristian Panucci, che per l'ennesima volta nella carriera pagò i rapporti non idilliaci con il commissario tecnico. Erano stati nel giro azzurro nei mesi precedenti al mondiale anche Bonera, Gamberini e soprattutto Aimo Diana. Presenza la sua che sembrava scontata a pochi mesi dal mondiale tedesco, invece alla fine Lippi preferì chiamare il palermitano Zaccardo. Di grande qualità e sostanza anche il centrocampo che si laureò campione del mondo. Pirlo, De Rossi, Gattuso, Camoranesi, Perrotta e Barone. Anche in questo caso gli assenti che avrebbero davvero potuto giocarsi una chance per essere presenti in quel mondiale non erano molti. Soprattutto Semioli, esterno di fascia del Chievo che poi venne schierato da Donadoni dopo aver raccolto il testimone di Lippi, e Fabio Liverani, in procinto proprio in quell'estate di passare dalla Lazio alla Fiorentina, che pagò forse la scelta di Lippi di non volere un vero e proprio vice Pirlo, avendo poi due caratteristiche abbastanza diverse. Lippi infatti più che ai doppioni badava alla possibilità di avere un gruppo che sapesse interpretare il suo gioco a seconda delle diverse esigenze. Per questo uno dei suoi fedelissimi fu Perrotta, a metà tra il motorino di centrocampo e il trequartista moderno, capace di attaccare gli spazi con grande efficacia piuttosto che sfoderare giocate di pura tecnica. In attacco la questione esclusi si fa infatti più interessante, se si vanno ad analizzare le scelte di Lippi per quel mondiale. Innanzitutto, il CT toscano aspettò fino all'ultimo momento Francesco Totti, reduce da un grave infortunio alla caviglia, che ne pregiudicò tutto il finale di stagione in Serie A. Il fantasista recuperò appena in tempo e Lippi gli garantì un ruolo da regista offensivo di centrocampo, che si rivelò vincente, a volte trovandosi a giocare anche in posizione arretrata rispetto al compagno di squadra alla Roma, Simone Perrotta. Assieme a Totti, l'altro imprescindibile era Luca Toni nella stagione premondiale 31 gol alla Fiorentina. Sarebbe stato lui l'ultimo baluardo offensivo della squadra. Al suo fianco l'alternanza tra Del Piero, Gilardino, Pippo Inzaghi e Iaquinta. Tutti trovarono spazio e segnarono. Del Piero in semifinale contro la Germania,
Gilardino contro gli Stati Uniti, Inzaghi contro la Repubblica Ceca, memorabile il suo mancato assist a Simone Barone a proposito di incompiuti in quel mondiale, e Iaquinta all'esordio contro il Ghana. L'attaccante calabrese fu una delle scelte più determinate di Lippi e per essere in Germania vinse una serrata concorrenza. Fuori Lucarelli, Marchionni, Cassano, Tavano e Mauro Esposito. Cassano, come Panucci, non ebbe in realtà mai chance di essere al Mondiale. Quella fu infatti la stagione del suo controverso passaggio al Real Madrid, in cui arrivò alla rottura con Fabio Capello. Lippi non li considerava funzionali al gruppo, mentre Lucarelli, Marchionni, Tavano e Mauro Esposito ebbero tutti delle opportunità, con gli ultimi due chiamati alla Borghesiana assieme a Gamberini e Liverani per uno stage nel mese di maggio, mentre Marchionni fece parte delle quattro riserve assieme a De Santis, Bonera e Semioli, che Lippi aggiunse in lista in caso di infortuni e sostituzioni improvvise, di cui però non ci fu bisogno. In questo quadro generale c'è però un altro giocatore che può nutrire probabilmente i maggiori rimpianti per non aver fatto parte del gruppo che si laureò campione del mondo nel 2006. Stiamo parlando di Christian Vieri, che nel gennaio del 2006 decise di passare a giocare nella Ligue 1 francese, al Monaco, sotto la guida di Francesco Guidolin, perché al Milan era chiuso dalla concorrenza di Shevchenko e Gilardino. Bobo scelse Monte Carlo per andare a giocare con continuità e quando il 4 febbraio 2006 segnò una doppietta nel match contro il Rennes, i giornali già scrivevano della possibilità di un attacco esplosivo, con Vieri e Toni a far coppia, ispirati da Francesco Totti, con Del Piero pronto all'occorrenza. Ipotesi svanita definitivamente il 25 marzo del 2006, nella sfida che vide il Monaco pareggiare contro il Paris Saint-Germain, uno scontro di gioco con Mendy dopo 8 minuti e stavolta il ginocchio sinistro dolente, con interessamento di quei legamenti che si erano già rotti nel settembre 98 quando indossava la maglia della Lazio, fu costretto a cedere. Il solito ginocchio che lo costrinse a rinunciare a un'esperienza che avrebbe coronato la sua carriera. Di questo rammarico Vieri parlò anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Rammarichi, nel 2006 mi infortunai e persi il mondiale. Lo sa che non riuscii a guardare nessuna partita degli azzurri? Quando Fabio alzò la coppa ero distrutto, inizialmente evitavo anche solo di pensarci. Mi dicevo, ho faticato per anni, ho segnato 9 gol ai mondiali e mi perdo il sogno di una vita. Poi però nel mio cuore ho gioito con tutti quei ragazzi, compagni di sempre in azzurro. Era la nostra generazione. Avevamo giocato insieme dai 17 anni in avanti. Eravamo stati campioni d'Europa anche con l'Under 21. Certo, quella sera a Berlino era tutto perfetto. Mancavo solo io. Del resto quella fu una generazione straordinaria, la più forte che l'Italia del calcio abbia mai avuto, assieme a quella del 1982. E tu ricordi altri giocatori che avrebbero potuto far parte della nazionale che ha alzato la Coppa a Berlino? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale, per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!